Il momento per tutti atteso, il momento in cui c'è questo grande incontro con chi ci ha lasciato, con i nostri cari, con i nostri desideri, con la speranza. Arrivo. I palloncini che si levano in cielo sospinti in alto dal vento ad accompagnarli le note di What a Wonderful World e l'applauso dei tanti volontari Advar insieme a famiglie, uomini e donne che con Advar hanno un legame. Conoscere Advar significa aver fatto esperienza della sofferenza della malattia e aver conosciuto la grande catena di sostegno e supporto che da 35 anni l'associazione è in grado di creare attorno alla fatica e al dolore di un'intera famiglia. Non a caso l'arrivo della 22esima marcia dell'Advar partita da Piazzale Burchiellati e dallo stadio di Nigo era proprio il Parco Olimpia della Casa dei Gelsi. In testa al corteo la presidente Anna Maria Mancini, sindaco e vice sindaco di Treviso. Veramente siamo molto soddisfatti perché questa presenza testimonia l'alleanza che c'è tra Advar e il territorio, una relazione profonda. A parlare Anna Maria Mancini, che dalla morte del marito Alberto Rizzotti nel 1988, medico urologo a Treviso, portò a frutto proprio la realtà di assistenza domiciliare e hospice di Advar. Ognuno di noi nella propria vita ha incontrato persone che sono passate per l'hospice, parenti, familiari, amici, e quindi la domanda ci resta sempre irrisolta: cosa faremmo se non ci fosse altro? Una giornata per esprimere vicinanza a tutte le persone che stanno vivendo un dolore profondo, lo hanno vissuto quasi 30.000 i biglietti della lotteria venduti, un'occasione anche per sostenere l'operato di Advar, risorsa preziosa per il territorio.